tanto bene el otro como dice que es el dueño tuyo. Me mata el orgullo, él ni te sabe hablar. Esta la hice pa' él. Cuando la escucho. Ciao ragazze, ciao ragazze, benvenuti in questo nuovo video nella mia cucina. Sono qua per farvi un video. Ricettina, consigli, qualcosa per capelli super super facile dopo l'estate, perché non so voi, ma io comunque sento che i capelli hanno bisogno dopo l'estate, il sole, il mare, insomma qualsiasi cosa, anche il caldo, il sudore, tendono un po' a seccare i capelli. E non dimentichiamo che adesso inizia il periodo delle castagne, fra virgolette, in autunno, dove si iniziano un po' a perdere i capelli. Quindi vi voglio dare qualche rimedio per rinforzare i capelli affinché cadano di meno. Poi magari se volete qualche altro consiglio specifico su prodotti, magari della mia cura per capelli, proprio per rinforzare i capelli, averli belli, lucenti e contrastare la caduta dei capelli, fatemelo sapere nei commenti, perché mi farebbe tanto tanto piacere, che sto provando tanti bei prodotti che davvero davvero mi stanno dando dei risultati. Adesso vi voglio dare un rimedio, un piccolo consiglio casalingo: ravvivare i vostri capelli e vederli crescere più belli e rigogliosi. Insomma, al solito lasciate un like, un pollice in su se vi piacciono le mie ricettine semplici e facili. Sto ricominciando a fare queste ricettine, quindi mi raccomando, supportatemi con tanti pollici in su. È importantissimo, condividete anche questo video sulla vostra pagina Facebook, nei vostri vari profili. Io voglio fare quello che a voi piace, a me piacciono, a voi piacciono, ok, quindi continuo a farli. Ragazzi, i miei capelli sono sporchi e proprio per questo farò questa ricetta, perché questa ricetta va fatta comunque quando dovete fare lo shampoo, quindi c'ho i capelli sporchi per un motivo. Qua dentro ho i miei contenitorini che vi faccio vedere subito. Per questa ricetta ci vuole un contenitore di questo tipo, raga, che è tipo un flacone con dispenser. È molto pratico, perché noi adesso andremo a realizzare un prodotto che voi dovrete applicare sui capelli, quindi lo potete anche conservare. Quindi se lo mettete in un contenitore di questo, vi dura anche un po' ed è molto pratico. Con il dispenser non dovete aprirlo, quindi vi dura di più. Questi contenitori sono del sito All in Packaging, che voi sapete che io amo tantissimo ed è il mio sito preferito per quanto riguarda i contenitori per cosmetici, super professionali e davvero davvero carini e belli, e poi costano pochissimo. E non vende soltanto contenitori, ad esempio c'è anche questo che è troppo bello. Potreste anche mettere il vostro prodotto in un contenitore di questo tipo, tipo jar, vasetto, se vi piace di più. Questo è troppo bello anche per metterci le creme, e anche appunto questa che è comunque una crema per capelli. Decidete voi, quindi, o qualcosa di questo tipo o di questo tipo. E poi vabbè, ce ne sono tanti, tipo anche questi qua. All in Packaging è davvero stupendo, raga, fa dei contenitori ma anche sfiziosi. Se fate le ricette in casa, ma anche soltanto per magari i contenitori che vi piacciono, prodotti da viaggio o anche tipo giarrine sfiziose particolari, comunque andate a vedere sul sito All in Packaging, rimarrete davvero esterrefatte, perché è troppo carino come sito. E c'ha anche queste pochettine, vedete, queste è una beauty che io ho preso dal sito e costano pochissimo, raga. Questo c'ha tipo le civettine, è troppo carino, poi odora tipo di gomma. Potete utilizzarli sia come beauty trousse, ma anche per tipo portapastelli. Sono troppo belli, ce ne sono tantissimi. Comunque, se volete approfittare, andare sul sito All in Packaging, potete usare il mio codice sconto Carlita2017, vi farà avere le spese di spedizioni gratis oltre 30 euro. Quindi se già spedite 30 euro con una minima spesa, insomma, avete le spese di spedizioni gratis. È una cosa bellissima, perché comunque così pagate soltanto i prodotti, anche se spendete solo 30 euro non pagate le spese, con appunto questo codice Carlita2017, e potete provare le cose, insomma, anche se non volete comprare tantissime cose. Comunque rimarrete sconvolte, perché oltre ai contenitori c'ha anche questi beauty, tante cose carine. Questo codice sono troppo troppo contenta di avervelo dato, perché comunque questo è un sito straniero dove le spese comunque si pagano, quindi in questo modo non pagate le spese e risparmiate un bel po' di soldini. Vi ricordo Carlita2017, vi lascio il link nel box informazione, ed è valido soltanto solo fino a fine settembre, quindi approfittate ragazze, perché poi non ci sarà più. Comunque questo è troppo bello, io ci metto tutte le mie cose, faccio pure la spazzola dentro. Tutto questo per dirvi che i capelli è bene che siano pettinati prima di applicare questo prodotto. Adesso lo andiamo a realizzare assieme, è molto molto semplice, ragazzi. Io lascio questi qua che sono molto belli, e qua dentro la tinta principale, che è il burro di cacao.
ovvero un burro molto molto nutriente e ristrutturante. Come sapete, io utilizzo tutte le materie prime della farmacia Vernile, che è la migliore e top, ormai lo sapete, e potete reperire questi prodotti anche a Carita Shop. Il burro di cacao è però molto solido e duro, però è un ingrediente ristrutturante. Sapete quando leggete shampoo, balsamo al burro di cacao? Perché è veramente un ingrediente fantastico. Quindi adesso noi andiamo a creare il nostro impacco, la nostra crema per capelli al burro di cacao, semplicemente mettendo il burro di cacao, che però è solido, vedete com'è duro, è profumo di cioccolato, guardate com'è duro, guardate, c'è un panetto durissimo, veramente duro, e noi lo vendiamo in bustine anche piccoline, quindi si può sperimentare e costa poco. E comunque questo prodotto va messo a bagnomaria e sciolto. Ecco il burro di cacao, ne basta un pezzetto e va sciolto a bagnomaria sul fuoco. Ragazzi, mentre si scioglie il burro di cacao, io vado a mettere il mio ingrediente base, che è praticamente un balsamo da supermercato un po' scrauso, diciamo, come questo qua, che comunque è un balsamo che voglio finire, questo qua di Garnier, perché comunque è da un po' di tempo che sto utilizzando soltanto balsami bio, veramente veramente naturali, e sto notando veramente la differenza sui capelli. Quindi questo lo voglio finire e non comprerò mai più balsami da supermercato, perché comunque è vero che costano poco, però a lungo andare comunque si vede che non sono davvero naturali, quindi utilizzando prodotti veramente veramente bio si vedono i risultati sui capelli e soprattutto mi permettono di utilizzare poco prodotto e di vedere i risultati. Invece con questi balsami da supermercato mi sono resa conto che ne utilizzavo davvero tanto e poi alla fine il risultato neanche si vedeva sui capelli, quindi alla fine risparmio non è mai guadagno alla fine. Comunque invece io mi sono attivata molto per trovare anche dei balsami, ragazzi, completamente biologici e naturali, che costano anche poco e sono migliori. Quindi l'importante è quello, trovare prodotti buoni che valgono insomma il prezzo che costano, e io vi darò presto delle news al riguardo. Quindi sto prodotto qua, che è balsamo al cacao e olio di cocco di ultra dolce, anche se comunque non ha siliconi, lo voglio finire perché comunque non è un granché. E proprio per questo, però, dato che non si butta via nulla, se avete un balsamo che non vi piace tanto, che non vi soddisfa, un po' scadente secondo voi, potete, ecco, utilizzarlo per questa ricetta, quindi arricchire il vostro balsamo scrauso, insomma, fra virgolette, un po' sfigato, con questi ingredienti, e avere un prodotto veramente veramente funzionale. Magari la prossima volta che finirò questo prenderò il mio balsamo preferito, quello bio, quello veramente naturale, così avrò un prodotto ancora ancora più buono. Però adesso voglio finire, quindi metto questo qua. Quindi ci metto qua dentro qualche cucchiaio, ecco qua, 3 cucchiai di balsamo da supermercato, insomma scrauso. E poi ci vado ad aggiungere l'olio di jojoba, che io uso sempre anche gli oli della farmacia Vernile. Voi potete utilizzare un qualsiasi olio di jojoba che avete, o anche un altro olio vegetale a vostro piacere. Se non avete degli oli, anche l'olio d'oliva, quello che usate per cucinare, va bene. Insomma, i miei oli preferiti per capelli sono jojoba, oliva, macadamia, olio di cocco, insomma sapete, sono veramente olio di semi di lino, però comunque vanno tutti bene. Ecco qua ragazzi, un bel cucchiaio a mescolare. Di cacao è rimasto un pezzettino piccolino e adesso, mentre si finisce di sciogliere, aggiungo gli altri ingredienti. Un altro ingrediente che vado ad aggiungere, che mi piace tantissimo, è il gel d'aloe vera. Anche il gel d'aloe vera mi piace, questo qua della farmacia Vernile, che utilizzo anche come styling sui capelli. Comunque qualsiasi gel d'aloe vera va bene, l'importante ragazzi è che sia puro al 100%, perché se no altrimenti ci sono altre schifezze dentro e non ci piace. Metto 2 cucchiai di gel d'aloe vera, e vi consiglio gel d'aloe vera in questo trattamento per capelli perché ha anche delle proprietà anticaduta. Vado ad aggiungere il burro di cacao, che vi dico è circa un paio di cucchiai sciolto. Ok, mescolo, mescolo, mescolo.
appunto, ragazze, è proprio una cremina, ma ci manca un altro ingrediente che è ottimo per capelli, è veramente formidabile, che è l'aceto di mele. Non puzza, non vi preoccupate, permette a vostro prodotto di durare qualche giorno in più e soprattutto ha delle proprietà fantastiche per lucidare i capelli e rinforzarli. Addirittura l'aceto viene utilizzato anche per far crescere di più i capelli, quindi io ve lo straconsiglio. Ovviamente non ne mettiamo tantissimo perché sennò ci viene tipo un'insalata all'aceto. Infine ragazze, qualche goccia di olio essenziale di limone, fantastico prima di tutto perché profuma tutto gradevolmente, quindi se c'è qualche cattivo odore nei vostri balsami, impacchi, maschere, ve lo toglie. Ucidanti, rinforzanti, ma anche proprio anticaduta, anche ad esempio antiforfa, comunque ha tante proprietà per capelli e io veramente lo adoro, quindi mettiamo tipo 10-15 gocce di olio essenziale di limone. Asciugamanina per non sporcarci, mi raccomando, non ci sporchiamo. Mi raccomando, applicatelo. Se avete capelli grassi lo potete fare questo impacco, però applicatelo soprattutto sulle lunghezze e sulle punte, non sul cuoio capelluto. Se invece avete il cuoio capelluto anche secco, comunque io ad esempio i capelli secchi lo metto dappertutto, i capelli devono essere leggermente inumiditi, basta prendere un po' d'acqua e fare così, basta bagnarsi un po' le mani e fare così e inumidirli. Quando mi estrañe tu piel, mami, io me siento tuyo, yo sé que tú te sientes. Il restante composto nel contenitore, così lo posso conservare e utilizzare per le volte successive. Esce proprio cremosissimo, guardate, vedete come esce bene, proprio una cremina. Ogni volta che lavate i capelli questo impacco, anche se non lo lasciate in posa tantissimo, comunque va bene, ad esempio anche un quarto d'ora, 20 minuti va bene. Mettete questo contenitore sempre sulla vostra vasca a portata di mano, perché una cosa è che voi ogni volta vi dovete preparare un impacco e vi rompete le scatole e alla fine non lo fate mai. Una volta che, una cosa invece è che vi preparate questo, lo fate una volta tipo la domenica, lo lasciate sulla vasca da bagno e lo utilizzate ogni volta che vi lavate i capelli, sempre prima di lavarvi i capelli, soprattutto in questo periodo dopo l'estate, prima dell'autunno. Una cuffietta infallibile, infallibile. Posa. Io ad esempio mi rendo conto che questo impacco, poiché ha tante cose all'interno, mi funziona benissimo anche se lo lascio in posa un quarto d'ora, mentre altri devono stare tipo un'ora in testa. Questo anche un quarto d'ora, 20 minuti, mi fa i capelli bellissimi. Adesso vi faccio vedere. Quindi adesso io mi mangio un boccone, un quarto d'ora, 20 minuti, giusto il tempo per mangiare, perché sono in pausa pranzo dal Carita Shop, e dopo vi faccio vedere il risultato. Adoro, questo diventerà il vostro miglior amico. Ci vediamo dopo. Passati 30 minuti, vado a sciacquarmi bene bene e fare lo shampoo. E adesso andiamo ad asciugare i capelli e vedere il risultato. Yeah! Mamma ten caliento más, mamma ten caliento más. Mami, yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía. Ragazze, i capelli mi sono venuti super super setosi e morbidi, cioè vabbè, ho impiegato anche pochissimo tempo ad asciugarli. La piega è venuta benissimo da sola, perché questo è un impacco molto anche condizionante e disciplinante. Comunque li sento morbidissimi, setosi, mi piacciono davvero tanto, raga. Spero tanto che questo video vi sia piaciuto e soprattutto che questo rimedio vi piaccia, vi faccia i capelli morbidi, setosi e splendenti. Mi raccomando, lasciatemi un bel like e un bel commento. Vi mando un bacio grande, ricordate di visitare il sito All in Packaging. Vi lascio il link nel box informazione. Ciao! Mua! Ciao ciao! Mamma, te caliento, mamma, te caliento, mamma. Yo me siento